Professor Grattino, mi scusi, può sembrare impertinente, ma lei prima ha cominciato la domanda dicendo negli anni 50 facevo già ricerca. Quindi lei ha visto l'epidemia da poliomielite, ha visto. Certo, io diciamo ho 90, più di 90 anni, quindi insomma evidentemente ero già in ricerca perché mi occupavo anche se ero studente in medicina, ma comunque lavoravo già in ricerca e ho visto cosa voleva dire la poliomielite, perché c'erano ragazzi nella stessa scuola che in Italia ce n'erano all'epoca circa fra i 3.000 e i 4.000 che o morivano o erano disabili per tutta la vita, quindi si tratta di una situazione che oggi non si conosce, cioè che la gente, la stragrande maggioranza delle persone non ha visto mai un caso di poliomielite, i giovani genitori evidentemente non si rendono conto che non vedono casi di poliomielite perché c'è la vaccinazione, il giorno in cui non ci fosse più evidentemente riprenderebbero. Anzi, io credo che se riuscissimo, perché oggi insomma le situazioni sono globali, se riuscissimo a convincere i paesi islamici e qualche altro paese a estendere la vaccinazione, probabilmente saremmo nella condizione di evitare in futuro la vaccinazione, perché Ci probabilmente il siamo virus, vicini come è successo per il vaiolo. all'eradicazione. E Esatto. lei ha proseguito dicendo che sarebbe importante che gli anziani riuscissero a parlare ai Sì. giovani. Ma si riferiva agli anziani scienziati o agli No, anziani in generale? È una questione in generazionale? generale a tutti gli anziani, cioè io penso che gli anziani hanno tante cose da raccontare che la gente non ha visto. Io ho visto la guerra, quindi nel 1940 avevo già 12 anni, ho visto cosa vuol dire il razionamento, ho visto cosa vuol dire non avere pane a sufficienza in una famiglia perché c'erano le carte annonarie. Beh, questo dovrebbe essere raccontato perché i giovani di oggi capiscono che si trovano in una situazione estremamente fortunata, perché non hanno di questi problemi. Si stava peggio quando si stava peggio, insomma. Esatto, non c'è dubbio che la situazione è molto cambiata e quello che hanno oggi i ragazzi a disposizione è molto diverso da quello che avevamo noi, soprattutto nel periodo della guerra. Ma sembra quasi alla fine, insomma, da questa forma di ragionamento che si possa dire che a parlare di scienza non devono essere solo gli scienziati, perché No, l'esperienza della malattia è comunque una comunicazione certamente è una importante. comunicazione generale, l'importante è che venga fatta in modo corretto, come per tante altre cose. Cioè, io ho vissuto il fascismo, adesso tutti parlano di fascismo, ma non l'hanno visto, cioè non sanno che cosa era. Mio padre ascoltava la Radio Londra tutte le sere, però per ascoltarla bisognava chiudere tutto, stare con l'orecchio, tenere cosa bassissima, cioè uno si è reso conto in quell'epoca di cosa vuol dire la mancanza di libertà. Oggi questo non esiste, tutti possono raccontare tutto quello che vogliono e non c'è nessun problema. Cioè, diamo per scontato, io ho vissuto il periodo dell'INAM, che era un periodo molto diverso dal Servizio Sanitario Nazionale. La maggior parte della gente, quella diciamo che nel 78 ha cominciato ad avere a disposizione il Servizio Sanitario Nazionale, non conosce quello che c'era prima e quindi non conosce lo straordinario bene che è il Servizio Sanitario Nazionale, che dà delle cose che erano assolutamente impensabili prima del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi diciamo, io penso che sia molto importante che gli anziani raccontino. Poi certamente in campo scientifico abbiamo a che fare con, non lo dico per la prima volta, l'ho scritto anche tante volte, cioè abbiamo a che fare con ricercatori che intanto hanno scarse capacità di comunicazione.
non hanno voglia di farlo perché tante volte bisogna metterci la faccia e questo dà fastidio. Io, per esempio, anche qui posso raccontare che nel 1900, negli anni 50, quando io andavo alla televisione a parlare contro il fumo, o quando, diciamo, un po' più tardi per la verità, Indro Montanelli aveva fatto l'inserto sulla salute, o la pagina sulla salute, ero guardato dai miei colleghi universitari come uno che faceva un lavoro come se volessi mettermi in mostra, come se fosse impossibile di presentare la ricerca, perché la ricerca doveva rimanere nella torre d'avorio, insomma, questo e queste sono tutte cose che penso siano importanti che la gente sappia e che quindi cambiamo atteggiamento, cioè i ricercatori devono imparare a comunicare, ma devono essere loro, ognuno nel proprio campo. Qualcuno c'ha soltanto la famiglia, qualcuno c'ha un gruppo di amici, qualcuno può scrivere qualcosa, qualcun altro può andare alla televisione, qualcun altro può assurgere a tante altre posizioni. Tutti dobbiamo cercare il più possibile. Invece, tante volte la posizione del ricercatore diventa negativa, perché io sono convinto che una parte, diciamo, dei problemi che abbiamo avuto con Stamina è dovuto anche al fatto che ci sono stati ricercatori che hanno proclamato che le cellule staminali risolvevano tutti i problemi, come la mappatura del gene, c'è stato anche premi Nobel che hanno detto adesso potete chiudere i Adesso è laboratori fatta. per i tumori perché con questo sappiamo tutto. Ne ho viste tante di questo tipo, quindi posso dire che non ci sono bacchette magiche, quello che c'è è che bisogna avere la capacità di incorporare le cose nuove, adesso è tutto immunoterapia per esempio, bisogna essere capaci di incorporare le cose nuove nell'ambito di quello che sappiamo, senza trascurare che anche quello che sappiamo ha la sua base e può aiutare a migliorare le cose. Ma infatti se posso Certo. permettermi, lei per noi che facciamo questo mestiere di comunicazione medico-scientifica è un riferimento importante perché ha introdotto un paio di cose fondamentali per noi. Intanto il garbo, la gentilezza Sì, nella ma comunicazione, io che non è penso così che non c'è ragione per scontata. essere Qualsiasi villani. cosa si dica, ecco, non c'è ragione per urlare. E la seconda cosa, perché quest'idea del contesto e anche, come abbiamo detto sin dall'inizio di questa chiacchierata, dell'idea di una storia che appartiene a tutti, non soltanto agli scienziati, ma anche all'essere umano, che può essere scienziato oppure no, è un'idea forte di contestualizzazione della ricerca che evita di puntare il dito soltanto sulla singola scoperta, ma ci fa vedere l'insieme Certo, delle cose che poi fanno la nostra cultura. certamente, come io penso per me che una cosa che manca oggi fra le tante cose che possiamo fare è un serio programma di prevenzione, una prevenzione primaria. Se pensiamo che il 70% dei tumori è evitabile, che più del 50% delle malattie non avvengono per caso, non piovono dal cielo, ma siamo noi che ce le autoinfliggiamo, abbiamo una base fondamentale per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, perché dobbiamo evitare tutto quello che possiamo evitare. Difatti io, insomma, sono assolutamente convinto che come abbiamo il diritto alla salute, abbiamo anche il dovere di mantenere la nostra salute. E questo sempre, secondo me, è un dovere individuale, perché naturalmente ne abbiamo vantaggio noi, ma è un dovere anche sociale, di nuovo perché la presenza del Servizio Sanitario Nazionale cambia le modalità con cui ci dobbiamo comportare. Non siamo soltanto noi, ci sono anche gli altri. E quello che noi prendiamo e che potrebbe essere evitabile, lo sottraiamo agli altri. E lo stesso è la posizione, purtroppo l'università non ha fatto il lavoro che doveva fare, ma oggi un medico che esce dall'università dovrebbe essere completamente diverso dal passato, perché non è più un rapporto medico-paziente, è un rapporto medico-paziente e società,
perché viviamo in un sistema in cui se io faccio una prescrizione inutile, sottraggo qualcosa alla comunità che non ha a sufficienza mezzi per fare tutto quello che dovrebbe fare. E questo secondo me è una sono le cose che piano piano dobbiamo cercare di far capire. Insomma, piano piano, bisognerebbe averle Piano, piano, piano nel senso che le faccio purtroppo nessuno ha la bacchetta magica, come molti pensano invece di l'ultimissima avere. domanda, poi Cioè, tanto ormai ho già fatto la sì. parte dell'impertinente. Si diverte ancora a fare scienza? Io vedo che sta studiando. Sì. Beh, se non mi Cioè, vede. qui ci sono dei libri di scienza sotto i nostri Sì, occhi guardi, in questa è inglese. una. È tutta una. Appunto, immunoterapia, direi, No, no, no? qui siamo nel campo dell'emofilia. Ah, Sto amici studiando Zubab, certo. tutti i vari trattamenti perché devo fare una relazione. Ci sono un po' di problemi da chiarire, allora vedo che E allora c'ho un stiamo bel po' da sempre. leggere. Ma però nessuno mi obbliga a farlo, potrei stare Esatto. tranquillo, ma quando il lavoro coincide con il divertimento è difficile, siamo fatti anche per divertirci, no? Per essere contenti, per gustare quello che facciamo. Il lavoro in questo modo non è più un lavoro, noi siamo fortunati, devo dire, aver fatto la ricerca, siamo persone fortunatissime perché non c'è limite, almeno finché regge la testa, non c'è limite, poi dopo vabbè, siamo come tutti gli altri, ma finché si può è bello. Difatti, ma io sono felice di andare in giro a parlare, certe volte faccio dei tour che sono, Da ragazzino. da ragazzino, ma insomma, però finché va. E allora grazie anche per il buon esempio. No, beh, la volontà di fare, credo che abbiamo bisogno di fare in tanti, tutti e di fare tutto quello che è possibile perché tutti ne abbiamo bisogno, poi facendo impariamo, questo è anche l'altro aspetto.